che utilizzano l'intelligenza collettiva che si organizza in rete per degli scopi che sono semplicemente commerciali, che nulla hanno dell'etica, della cooperazione che comunque mettono al lavoro. Il tema è molto complesso, abbiamo con noi però dei veri esperti che ce ne parleranno da diversi punti di vista. Alla mia estrema destra c'è Dario Banfi, che è un giornalista freelance e scrive per vivere. Scrive e si vende al miglior offerente, se ho capito bene, no? Mercenario. Sembra di essere tornato ai tempi del mecenatismo. No, sono mercenario. E ha scritto un libro che si chiama Vita da freelance con Sergio Bologna, che è uscito da pochi mesi, non ricordo la casa editrice. La Feltrinelli. Invece subito dopo di lui c'è almeno una donna nel nostro panel, Roberta Carlini, che forse già ricorderete come penna di punta del Manifesto, è anche direttrice dell'omonimo giornale. Adesso è collaboratrice dell'Espresso e ha scritto un bel libro che si chiama L'economia del noi. Non ve lo anticipo, qualcosa ci diranno cioè, tutti coloro che hanno scritto un libro, perché insomma questi signori fanno questo per mestiere, ci diranno due parole sulla loro ultima opera, insomma, se no altrimenti verrà nell'ambito della discussione. Il nostro terzo ospite si chiama Carlo Formenti. Anche lui non avrebbe bisogno di grandi presentazioni. Comunque Carlo Formenti è uno degli intellettuali più lucidi del nostro paese, un compito, un ruolo che non gli è riconosciuto da una parte dell'establishment per ovvi motivi, probabilmente di carattere, forse perché insomma in gioventù è stato marxista, non lo so. E comunque questo lucido intellettuale che a mio modo di vedere gareggia con Castel e Zizek ha scritto un bellissimo libro che si chiama Felici e sfruttati per Egea Editore e oggi appunto ci racconterà, insomma condividerà con noi le tesi o una parte delle tesi che ha espresso in questo libro. L'ultimo degli ospiti è un sociologo, anche lui molto noto, si chiama Vincenzo Moretti dell'Università di Salerno. Io non voglio fare un'introduzione vera e propria, i temi sul tappeto sono quelli che sapete, insomma abbiamo scritto una breve introduzione a questo incontro, ma fondamentalmente la discussione dovrebbe vertere sulla doppia polarità della cooperazione e dello sfruttamento in rete, quindi parleremo di come l'intelligenza collettiva o connettiva, come la chiama Derek de Kerckhove, si organizza in rete per produrre delle cose belle, efficienti e utili, ad esempio il sistema operativo GNU Linux e tutti gli applicativi di software libero, o di come ci si mette insieme per produrre dei commons digitali, ma anche come le aziende hanno cominciato a esternalizzare delle loro funzioni, hanno cominciato a esternalizzare delle loro funzioni che tipicamente venivano svolte all'interno della fabbrica, sia di quella fisica che di quella virtuale, hanno cominciato ad appaltarle a terzi sconosciuti, cioè queste masse che popolano internet e che con il loro lavoro di relazione producono valore aggiunto, plus valore di cui qualcun altro si appropria. Quindi parleremo anche di crowdsourcing, che è un neologismo che riecheggia la parola più nota di outsourcing. Quindi parleremo di questa doppia polarità fino ad arrivare al fatto che nell'epoca immateriale, nell'epoca dell'immagine, è molto facile che le proprie produzioni intellettuali, la propria opera di ingegno, la propria creatività, la propria opera venga non solo messa al lavoro da qualcun altro senza che noi lo sappiamo, ma venga appropriata e venga valorizzata attraverso i meccanismi economici tipici del capitalismo e del liberismo, del turbocapitalismo, in una maniera che non ci piace. Parleremo evidentemente anche dei recinti della conoscenza costituiti da brevetti, copyright, marchio, segreto industriale e così via. Quindi io è difficile stabilire chi deve cominciare fra questi illustri ospiti, io abbiamo pensato che procediamo in ordine alfabetico perché e darei la parola a Dario Banfi.
per un suo primo punto di vista su questa vicenda, avvertendovi di una cosa: questa è una discussione. Qua, nonostante l'esperienza, la competenza delle persone che sono qui dietro questo tavolo, non si canta la messa. Questo è un posto dove noi discutiamo delle cose e ci fa piacere che ci ragionate con noi e che mentre costoro parlano vi preparate a intervenire e a confrontarvi con le tesi che ci proporranno. Ripeto, l'argomento è difficile, non dobbiamo avere la stessa idea. In proposito, io sarò contento se verranno fuori invece punti di vista anche piuttosto diversi, e sarò contento ancora di più se saremo capaci di rappresentarli per arrivare perlomeno a problematizzare il tema senza pretesa di risolvere le contraddizioni che sono le contraddizioni tipiche del capitalismo informazionale. Dario Banfi, a quanto te la parola. Quanto tempo? 10 minuti, 5 minuti. Io direi che cominciamo voi 10 minuti, sì. Poi diamo la parola al pubblico e poi torniamo a voi. Grazie. Grazie. Ma intanto vi ringrazio per l'invito. Come ha detto Arturo, io ho scritto recentemente insieme a Sergio Bologna un libro dal titolo Vita da freelance. Il punto di vista da cui volevo prendere la problematica del lavoro e internet, insomma lavorare in rete, è quello del lavoro autonomo, cioè dei freelance. In realtà in questo momento mi disinteresso della problematica legata al lavoro alle dipendenze, guardo un po' cosa succede nel mondo dei professionisti e dei lavoratori che non hanno contratti di lavoro alle dipendenze, insomma sono dei liberi battitori. E volevo iniziare con una citazione. Allora, l'ho tratta dal sito dell'amministrazione del presidente Obama. Obama for America invita gli artisti del paese a mettere a disposizione la propria creatività e appoggiare il piano del presidente per creare subito posti di lavoro. Ecco, questa è un'iniziativa rivolta a dei designer, questo è un appello lanciato per trovare idee e promuovere un poster, qualcosa diciamo legato alla creatività, che fosse legato ai programmi di investimento fatti dall'amministrazione Obama, il famoso Jobs Act. Un atto del valore di 447 miliardi di dollari, finalizzato ovviamente al rilancio dell'occupazione. La gara viene fatta col sistema del crowdsourcing, in sostanza non viene pagato il lavoro. Ecco, questa è una delle contraddizioni più interessanti, che è di livello più alto che io abbia finora trovato. Tra l'altro la gara si sta chiudendo in questi giorni, la gara per la creatività. Ovviamente ci sono state delle reazioni. La reazione prima è stata quella dell'Associazione dei Designer Americani, i quali hanno detto: attenzione, cosa sta succedendo, come mai lo stesso presidente si mette a fare una gara per valorizzare il lavoro col sistema del crowdsourcing? È una contraddizione o non è una contraddizione? E risponde con una lettera indirizzata al Presidente degli Stati Uniti, che dice che sostiene che questo contest chiede ai designer di lavorare in maniera speculativa, nel senso gratuita, creando design senza compensation, in inglese, without compensation for an activity that has value to a potential client against established global principles in communication design. Cioè rispondono in una maniera piuttosto debole, dicono che questo non rispetta i principi del lavoro stesso del designer. Nel nostro piccolo siamo riusciti anche noi a fare a creare una situazione del genere. Non so se avete presente, lo stesso Ministero del Lavoro ha indetto una gara attraverso un sistema, il più noto in Italia, si chiama Zopa, di crowdsourcing, per lanciare una gara tra creativi affinché venisse prodotta una mini campagna video per dare risalto ai cosiddetti voucher, quelli che servono a pagare il lavoro accessorio, in sostanza far emergere il piccolo lavoro nero. Ugualmente in Italia chi si è ribellato a questo meccanismo è stata l'Associazione dei Creativi, l'Arts Director Club Italiano. Per l'occasione io sono andato a sentire un po' all'interno di questa associazione che cosa pensassero dei meccanismi di crowdsourcing.
E volevo presentarvi, questa è un'introduzione, volevo presentarvi almeno due grosse questioni che sono, diciamo, da un punto di vista della fenomenologia, di quello che può essere inteso come momento di forte conflittualità nella produzione basata su internet, almeno due questioni: una che riguarda il crowdsourcing e andare un po' a esplorare dei meccanismi interni, e la seconda cercare di capire, sempre questo sempre nell'ambito del lavoro dei freelance, quali sono nuovi meccanismi di intermediazione. Allora, intanto, dal punto di vista del crowdsourcing, volevo leggervi sempre una citazione di una persona che è Michael Sampson, che è cofondatore di una piattaforma di crowdsourcing che si chiama CrowdSpring, che dice che va tutto bene, insomma questo è un buon meccanismo, perché la cosa migliore, la vede dal punto di vista del mercato ovviamente, la cosa migliore è che non importa più se sei laureato alla scuola di design di Rhode Island o se sei una nonna del Tennessee. Con un po' di tempo libero è una copia di Adobe Illustrator. Quello che serve è, cioè, non c'è più differenza tra la nonna e la persona laureata, l'importante è che il cliente abbia possibilità di scegliere, ed è possibile anche che vinca la gara la nonna del Tennessee. Ora, la questione è porsi, non è tanto porsi la domanda su quante sono le nonne del Tennessee per capire qual è la concorrenza che andrai ad affrontare, perché se è vero che il principio di scarsità viene mantenuto, queste nonne prima o poi non ci saranno più, insomma magari ci saranno i nipoti, però non è in questa misura che si risolve il problema. La questione è un pochino più interessante, perché quello che poi è stato dichiarato da chi ha vinto, per esempio, delle gare in crowdsourcing è la non più disponibilità a fare una cosa del genere. Ecco, io volevo leggervi una testimonianza di una persona che ha vinto una gara, un cosiddetto creativo, che si considera creativo, il quale, dopo aver fatto uno spot per una grappa, che poi è passato in televisione, era un non professionista, una persona che non faceva di mestiere questa cosa, si è trovato in mano dei soldi, ha dovuto dividerle con le persone che l'hanno aiutato, alla fine ha detto: io non mi sono messo in tasca niente da questo sistema di gara. Però la cosa più interessante è la dichiarazione finale, e dice: per fare cose fatte bene serve una professionalità, e che siano pagate per questo. Non so se parteciperò un'altra volta. Si può fare una volta per divertirsi, ma non è pensabile che i professionisti lavorino gratis o con la promessa di una vittoria. Cioè, in sostanza, questa persona ammette che è un una tantum. Il meccanismo con cui ha vinto, ha partecipato, è stato quello di essere estratto come se fosse un biglietto di una lotteria. Questa teoria, quella della vincita del jackpot, è molto interessante, perché negli Stati Uniti c'è uno studioso, Andrew Ross, che parla appunto di un emergere di sistemi di costruzione del valore che portano effettivamente alla costituzione di jackpot che poi vanno in tasca a qualcuno. Ora però la cosa interessante è anche perché qui si parla del fatto che chi vince queste gare la vince una sola volta, la seconda volta non vuole partecipare. E in effetti io all'interno dell'Arts Director Club, quando sono andato a fare alcune interviste, ho chiesto: ma voi partecipate ai sistemi di crowdsourcing, creativi, diciamo, professionisti? Questi hanno risposto: assolutamente no, che io sappia, almeno nella direzione di questa associazione, ha detto: non c'è nessuno che fa questo tipo di cose, perché in realtà non sono produttive, cioè non portano molto. E poi il lavoro del creativo, sottolinea, è la capacità di fare due volte la stessa cosa, cioè nel senso di sapere ripetere non soltanto una volta ma la seconda volta. Cioè, vuol dire, questo è un paradosso piuttosto interessante, perché è come se la difesa del valore del lavoro, della creatività, sia nel fatto di essere identici a se stessi e continuare a cambiare. Cioè, vuol dire reiterare, rimettere in un sistema di produzione la possibilità di far due volte la stessa cosa. Siamo usciti dal sistema di produzione taylorista per poi ridifendere il fatto che l'iterazione è l'unico modo per tutelarsi da quel tipo di gare che vanno invece a intercettare un solo bravo per volta, una sola nonna del Tennessee per volta. Tre minuti mi resta. Aperto, ok.
Ecco, quello che emerge però in questi sistemi di crowdsourcing, che molto spesso chi partecipa produce cose di bassa qualità, e questo è interessante, sarà interessante vedere poi come le committenze spendono queste cose di bassa qualità, perché facendo la gara poi si trovano delle cose che obiettivamente non sono di grandissimo spessore, devono pur utilizzarle. In realtà poi, andando a guardare nello specifico, si scopre anche che molto spesso le gare in crowdsourcing vengono fatte più per creare della partecipazione e un consumo del brand della persona che mette in gara le proprie necessità, al punto che molti grandi investitori adesso che stanno mettendo gare, che poi sono gare ma di piccola dimensione, sui sistemi di crowdsourcing, vengono consigliati da creativi che non farebbero mai quella gara, perché considerano il sistema non un sistema propriamente di outsourcing, ma alla fine un sistema per fare marketing. Chiusa parentesi sul crowdsourcing. E invece dal punto di vista dell'intermediazione è interessante guardare come stanno nascendo dei portali che si mettono tra il freelance e il cliente. Sono in espansione fortissima, vi cito alcuni nomi, immagino li conosciate, sono freelancers.com, Elance, Odesk e via discorrendo. Crescono del 20% al mese, per dare delle misure. Il primo freelancer ha 4 milioni di freelancer iscritti. Fatturano moltissimo. Hanno però introdotto nel sistema del lavoro dei freelance delle distorsioni. Ve ne dico 4 rapidamente e poi chiudo. La prima è quella delle gare a ribasso. Cioè, in sostanza mettono in competizione i freelance tra di loro per abbassare il prezzo. Va a finire che vincono quasi sempre, almeno su freelancers, andate a vedere, vincono persone del Vietnam piuttosto che della Cina, e la gara non avviene più sul tipo di qualità offerta, piuttosto sul costo della vita. Il secondo elemento interessante è quello della rimozione di un fatto che è specifico del lavoro autonomo, che è l'aver perso la cosiddetta, insomma, aver rinunciato all'eterodirezione, cioè il lavoro autonomo non è eterodiretto. Cosa succede? Che alcuni, come Odesk, ne racconta anche Formenti nel suo libro, ti fanno collegare il sistema per lavorare per il cliente, ma ti controllano. Cioè, di fatto, cercano i freelance per controllarli, che è una contraddizione in termini, vista la natura del lavoro autonomo. La terza è quella che riguarda la mediazione in sé, cioè il fatto di frapporsi. Ora, uno dei meccanismi che sta funzionando meglio nel mondo dei freelance è quello di garantire i soldi. Uno dei problemi che abbiamo è quello di essere pagati. Ora, alcuni come Tuago, per esempio, che è tedesco di base, ma diciamo è sviluppato su tutti i paesi ormai industrializzati, ha introdotto il meccanismo di garanzia sui soldi del cliente, cioè glieli fa depositare. Se il lavoro viene portato a termine e tutto funziona come deve funzionare, il cliente sgancia, diciamo, il meccanismo di chiusura di questi soldi incorporati nel sistema online, e il freelance guadagna. Se invece, e questo è uno dei casi interessantissimi, non è contento, non si capisce su chi deve rivalersi il freelance, anche perché non esiste, per esempio in Italia, non esistono, per esempio, due cose, non esiste una legge che dica se esistono dei contratti di intermediazione sul lavoro autonomo, cioè come si fa a intermediare il lavoro autonomo, e poi appunto c'è la questione della rivalsa, chiudo, ho capito, della rivalsa su problemi di tipo legale, visto che per esempio per esercitare un'intermediazione in Italia bisogna avere base territoriale, per esempio su 3 regioni, non so, la DECO, la Menpar, nel loro statuto devono essere fisicamente presenti, perché se succede qualcosa bisogna andare alla porta, bussare, chiedere indietro qualcosa. In questo caso la problematica è un pochino più complicata. Mi fermo qua, avevo tante altre cose da dire. Grazie Dario Banfi.
diciamo, ci hai fatto entrare subito direttamente in discussione con gli esempi che hai fatto. Io però so che Roberta Carlini non solo è in grado di interloquire con te rispetto a questi esempi, ma forse riesce a darci anche un punto di vista diverso e magari forse più ottimistico. Non so se è così, Roberta. Allora, il mio punto di vista diverso deriva dal lavoro che ho fatto per scrivere questo libro che si intitola L'economia del noi, l'Italia che condivide. Quindi lo cito non tanto e non solo per pubblicizzarlo, quanto perché è il motivo per cui ho un punto di vista un po' diverso, pur avendo condiviso nel profondo anche il lavoro che ha fatto Dario Banfi con Sergio Bologna, ne abbiamo parlato anche a Roma alla Feltrinelli. Intanto parto da un'esperienza autobiografica. Io sono una giornalista e ho cominciato a fare giornalismo nella precedente epoca storica, cioè quando il giornalismo era nell'era precedente, diciamo così, alle dipendenze. E faccio adesso la giornalista in un'altra era tecnologica da freelance. Personalmente penso che i freelance sono sempre esistiti e nel giornalismo e in altri contesti che non sono il nostro sono anzi la quintessenza del giornalismo, non in Italia. Però personalmente penso che la capacità, la possibilità di avere una redazione allargata e virtuale fuori dalla redazione fisica che avevo, il mio giornale era Il Manifesto, è stata determinante. Quando sono uscita dal giornale dicevo tra me e me che un giornalista senza un giornale è come un cono senza il gelato. Invece dopo ho scoperto che avevo molto più gelato fuori. Qualcuno potrà dire perché lavoravo in una redazione con determinate caratteristiche, ma non è solo questo. Penso che la possibilità anche per un professionista per uno che scrive con qualche anno di esperienza di avere rapporti con altri che lavorano sulle stesse cose, soprattutto con le proprie fonti e con i propri lettori, è determinante per fare il nostro lavoro proprio da freelance, cioè anche per le barriere tecnologiche, anche le barriere all'accesso, no? Anche i costi fissi che una struttura produttiva deve affrontare, dalla lettura dei giornali alle telefonate, insomma tutte queste cose qui. Chiuso la parentesi biografica. Dunque, io mi sono occupata di cercare storie, esperienze di soluzioni comunitarie a problemi economici. Non tanto appunto rintracciandone le basi teoriche che sono nobili e lunghe, ma soprattutto cercandole nella pratica, raccontandole con delle mini inchieste. E quindi non parlo solo della collaborazione in rete, ma certo in questo viaggio non potevo prescindere, anzi non potevo che partire dalle potenzialità della collaborazione in rete e dalla questione del dono così come è vissuto, così come è possibile praticabile con la rete. E da quale punto di vista sono partita? Cos'è che ho rintracciato di comune in queste esperienze che naturalmente alcune proprio prescindono da internet? Parlo per esempio del fondo di microcredito delle Piagge a Firenze, per i quali la cosa importante è conoscere i propri, le persone a cui si presta il denaro, nell'ambito di un'esperienza di finanza etica e solidale, e conoscerli e guardarli negli occhi, e che probabilmente nella loro sede, non so se hanno un computer, ma comunque vivono in un'altra logica, in un altro mondo. Quindi diciamo che lo spettro delle esperienze raccontate nel libro è abbastanza differente, però arrivati al punto nel metterle insieme tutte queste esperienze, che possono essere quelle del consumo e quindi esperienze di gruppi d'acquisto, di distretti d'acquisto solidale, cambiamenti anche istituzionali dentro la organizzazione economica portati da una logica cooperativa, quelli dell'abitazione, quelli del credito, quelli nel campo dell'impresa e quelli appunto nel campo del web, cosa tiro fuori alla fine di comune tutto ciò? L'espansione di uno spazio fuori mercato, che però vive insieme al mercato,
l'espansione, cioè di uno spazio in cui la logica prevalente, la motivazione prevalente, la motivazione prevalente individuale non è quella della massimizzazione del proprio interesse individuale, ma quella della valorizzazione di un comportamento cooperativo per raggiungere un bene considerato comune, un bene possiamo definirlo comune, collettivo, pubblico. In questo, come dire, c'è un'evoluzione storica, nel senso che si possono rintracciare queste esperienze dalle origini del movimento operaio fino a oggi, ma c'è un cambiamento storico che secondo me è intervenuto e che ha cambiato i connotati di questa economia del noi e l'ha potenziata, anzi ce ne sono due. Una è la questione dei limiti dello sviluppo e quindi della scarsità delle risorse, e un comportamento cooperativo come il comportamento più efficiente per preservare questa per lavorare nell'economia oggi, quindi una questione anche di stili di vita e di consumo, e l'altro è appunto internet e la cooperazione in rete. Arrivando alla cooperazione in rete, cioè alla questione, qui io nel libro incrocio delle storie che non sto a raccontare, ma che ho cercato di vedere che cosa vuol dire poi anche materialmente, per esempio vivere di free software, per esempio, no? Attraverso l'esperienza di una piccola cooperativa romana, ma anche intervistando agenti, attori di queste esperienze. E qui mi scontro con la questione che discutiamo oggi. E mi scontro senza avere un'idea molto precisa, però ho questa sensazione che in tutte le esperienze in realtà in cui noi vediamo prevalere una logica della condivisione, della cooperazione, una motivazione anche molto forte di cambiamento dell'esistente e quindi di cambiamento del sistema economico in cui viviamo e quindi di superamento di una logica capitalistica, in tutte queste esperienze c'è una motivazione individuale così forte e così diffusa che anche il mercato se ne accorge. Allora, se le parole di Dario, insomma i lavori di cui anche discutiamo oggi mi hanno fatto pensare anche alla critiche molto forti che ci sono verso, per esempio, dalla finanza etica è nata una vera e propria banca che è la banca etica, ma non solo, sono nate anche delle cosiddette linee etiche nelle banche commerciali, nelle banche vere e proprie. E questo vuol dire che l'esperienza di finanza etica, che quelle forme di auto-organizzazione sono finite? Secondo me no, potrebbe anche voler dire che a tal punto intercettavano un bisogno che questo bisogno è stato poi intercettato, visto e sfruttato dal mercato. Nel campo del lavoro mi faceva venire in mente quello che diceva Banfi, all'immagine delle persone che stanno spalando il fango a Genova. Allora, le persone che stanno scavando il fango, che stanno recuperando a Genova, stanno facendo del lavoro non pagato. E chiunque potrebbe dire che quel tipo di lavoro è sfruttato, che quello è un compito che dovrebbe assolvere il comune, che è stato inadempiente, la regione, che è stata inadempiente, lo Stato, che è stato inadempiente. E, ciò nonostante, secondo me, naturalmente è vero, però anche non è vero, nel senso che in queste forme di auto-organizzazione della società civile c'è una possibile risposta a due crisi, alla crisi dell'economia e alla crisi della politica e dell'organizzazione e delle istituzioni pubbliche, così come le abbiamo fatte sviluppare, così come le vediamo ridotte, che cambia, ne può cambiare può cambiare qualcosa. Insomma. Due minuti. Ora, naturalmente mi è stata assegnata la parte dell'ottimista, quindi la faccio magari anche in un modo eccessivo. Non è tutto così. Proprio dopo aver concluso questo libro ho fatto un'inchiesta proprio sul lavoro gratis e sulle questioni del crowdsourcing, eccetera, eccetera. Penso però che dovremmo, forse quindi prendo anche meno dei due minuti residui,
cioè nell'indagine su queste esperienze cooperative, a me quello che ha colpito è anche un po' una distanza tra le motivazioni solidali o semplicemente solidali o anche con una grossa carica di cambiamento, quindi di altra economia, di altermondialismo, no? Quelle che vengono dai movimenti di Seattle in poi, e forme estreme, potenziate della collaborazione in rete. Due mondi che a volte comunicano e a volte no. Laddove invece, qui ritorno a quello che dicevo all'inizio sulla questione anche della nostra organizzazione del lavoro, il mettersi in rete anche dal punto di vista del cioè in fondo quello a cui noi assistiamo quando il Ministero del Lavoro fa quella porcheria, non è molto diverso dal contratto che viene fatto alla ragazza che fa le ricerche per l'ISFOL, con la quale ho parlato qualche giorno fa, alla quale fanno un contratto per 9 mesi dicendole poi per 3 mesi ti prendi la disoccupazione e poi ti riassumiamo per altri 9 mesi, cioè è una truffa. Allora, in un momento in cui veniamo da una sconfitta storica del mondo del lavoro che, e soprattutto del mondo del lavoro intellettuale, in una fase in cui tutto il lavoro, soprattutto quello individuale, è sottopagato, le forme di truffa che sfruttano una potenza, una sproporzione di pesi tra il datore di lavoro e i lavoratori sono infinite. Perché non guardiamo invece all'altra parte del bicchiere, diciamo il mezzo pieno, che è anche della enorme potenzialità degli strumenti del mettersi in rete proprio per contrastare queste pratiche, e proprio Banfi ne accennava qualcuno, no? Il mettersi in rete per coalizzare questo mondo del lavoro sparso, frammentato, in cui la logica del dono è truffaldinamente imposta. Questo però secondo me non ci deve portare a non vedere quanto la pervasività della logica del dono in altre sfere, nella sfera anche dell'economia, possa essere importante e quanto sia potenziata dalle due rivoluzioni del nostro tempo, quella ambientale e quella tecnologica. Grazie Roberta. Molto chiara e efficace. Roberta ha introdotto a un altro livello il tema di internet come piattaforma abilitante della cooperazione sociale, e ha toccato nella sua disamina dei concetti, anche senza nominarli o nominandoli, che sono il dono, lo scambio, il riuso, cioè quei concetti alla base della idea che abbiamo in molti di internet come macchina produttiva sociale, e ha accennato appunto a una di queste estrinsecazioni di internet come macchina produttiva sociale parlando di economia del software. Noi sappiamo che c'è un approccio teorico che parla della GNU economy, come della economia dello GNU, del sistema, del progetto del sistema GNU Linux, quindi del software libero, e questo probabilmente è uno degli esempi più riusciti appunto della cooperazione fra pari. In questa GNU economy si caratterizza per essere una economia basata sui servizi anziché sulla proprietà. Per capirci, il software proprietario, chiuso, privativo, quello alla Microsoft per intenderci, visto che i nostri amici di Microsoft qui sono in buona presenza, li citiamo, quel tipo di software lì campa, cioè l'industria che sta dietro a quel software campa vendendo licenze fondamentalmente. L'industria del software libero invece è un'industria che campa vendendo servizi. I programmatori di software libero, che spesso condividono in rete i loro risultati per il puro piacere di farlo, per la sfida intellettuale, per farsi conoscere, eccetera, raramente lo fanno per soldi, in realtà hanno messo in piedi un dispositivo sociotecnico molto importante, che è appunto questo software libero che viene usato per fare le cose più diverse oggi come oggi, comunicare, fare di conto, disegnare, progettare e così via, un software che ormai compete con quello chiuso, privativo, commerciale. E questo è stato possibile non solo e non tanto perché c'era un'idea
di come mettersi insieme e fare le cose, ma perché si è usato appunto internet come macchina abilitante per cooperare e migliorare, raffinare costantemente questi moduli software che poi hanno dato tanti prodotti. La GNU Economy è quella economia dei servizi dove il programmatore di software libero che rilascia gratuitamente il suo software campa personalizzando il software, customizzando il software, insegnando come si usa il software, facendo dei manuali su quel software, andando in giro per le conferenze, insegnando alle università e così via. E poi viene chiamato magari da delle aziende per fare consulenza su quel software. Insomma, Roberta ha citato questa forma di produzione intellettuale molto importante e io ci tenevo a spiegare, a raccontare a voi queste cose, perché no, non vorrei che il discorso sembrasse troppo astratto quando si parla di cooperazione sociale attraverso la rete, perché se no alla fine ci viene in mente soltanto il fatto che oggi come oggi, se creiamo un video di successo su YouTube, riusciamo ad avere una parte delle revenues che Google ottiene posizionando della pubblicità sul video, sul trailer che noi abbiamo pubblicato. Ecco, non è solo quella l'economia di internet o l'economia del web 2.0. Allora, molte sono le cose che si potrebbero dire a questo riguardo. Carlo Formenti ci ha ragionato a lungo, in una serie di libri ci ha spiegato che i soviet più l'elettricità non fanno il comunismo, e ci ha spiegato pure che le comunità virtuali più internet e Facebook non fanno la democrazia, insomma. Nell'ultimo libro lui, io e molti di noi siamo quelli incantati dalla rete, che è il nome di un suo libro, insomma noi siamo quelli che hanno creduto, con tante altre persone stanno qui, penso a Fiorello Cortiana, la possibilità di un quinto stato, cioè della possibilità dell'unione dei lavoratori immateriali per rivendicare i propri diritti attraverso la rete, e però in parte siamo dovuti ricredere. In questo ultimo libro forse Carlo arriva all'apice di questa, di questo ripensamento, e ci racconta appunto perché siamo felici e sfruttati quando lavoriamo in rete. Io vi do solo uno slogan che è di Wuming 1, Roberto Bui, di Bologna, che io e Laura conosciamo bene, mi pare, che dice: quando sei su Facebook lavori, tu non lo sai, ma stai lavorando per qualcun altro. Per dire che quando tu sei su Facebook o su questi media sociali, in realtà stai producendo un valore di cui non ti viene tornato indietro assolutamente niente. Non voglio dire altro, lascio la parola a Carlo Formenti se riesce a darci un quadro d'insieme di questa vicenda. Ma in 10 minuti sarà durissimo. Sì. Ok, allora cominciamo col dire che, essendo ancora nella piena gioventù, continuo a essere marxista. Dice, in gioventù eri marxista, sono ancora marxista. Perché ci serve ancora Marx, ovviamente non letto in maniera becera, acritica o ripetitiva? Ci serve, per esempio, per capire perché gli spalatori di Genova non sono sfruttati e quelli che si collegano a Facebook sì. Perché il concetto di sfruttamento di Marx non ha nulla a che vedere con elementi morali, etici o di contenuto specifico del lavoro, materiale, immateriale, ad elevato contenuto tecnologico, da zappatore, eccetera, eccetera. Non è merceologico, non ha nessun riferimento etico, è semplicemente l'analisi di un rapporto sociale di produzione fra il capitale e il lavoro, che determina il fatto che il capitale è in grado di appropriarsi della sopracreatività del lavoro cooperativo e sociale che viene messo al lavoro. Cioè, gli spalatori di Genova fanno un lavoro di volontariato che avrebbe magari dovuto essere fatto da un'istituzione pubblica, ma l'istituzione pubblica non estrae plus valore dagli spalatori di Genova. E sparare fuori se immagine, neanche l'immagine negativa, perché non è riuscito a risolvere il problema da solo. Quindi, perché invece
secondo lo slogan dei Wuming, la nonna del Tennessee o l'amico che viaggia su Facebook viene messo al lavoro. Esattamente perché non siamo più in una dimensione di lavoro che porta il luogo e il tempo di lavoro nettamente separati dal privato piuttosto che da un ambito familiare o di produzione cooperativa sottratta al mercato. Tutto viene ricondotto alla produzione di plusvalore. Ivi compreso, giustamente c'era un'osservazione di Banfi molto interessante. No, crowdsourcing è anche lavoro di marketing, ma il lavoro di marketing è lavoro produttivo, cioè è la estrazione di conoscenze, informazioni e dati che sono inseriti, embedded nel processo di produzione del capitale immateriale, perché senza questi dati non è possibile personalizzare la produzione, non è possibile innovare continuamente il prodotto, eccetera, eccetera. A proposito, sul concetto di innovazione, forse sarei stato ancora più cattivo, fra virgolette, nel mio pamphlet se avessi assistito alla canonizzazione di Steve Jobs, a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane. Prima c'era qui il dibattito dell'internet e la Chiesa, e c'era il mio amico che dirige Civiltà Cattolica, e gli avevi chiesto, ma guardate che ha quasi battuto Giovanni Paolo II, insomma, ancora un po' lo facevano santo subito. Perché? Perché Steve Jobs incarna esattamente l'ideologia dell'innovazione pura, l'ideologia in nome della quale si crea la mobilitazione. Qualcuno in un dibattito recente sul mio libro ha giustamente, secondo me, citato Tempeste di acciaio di Ernst Jünger e l'esaltazione dell'Arbeiter, dell'operaio, che il nazista Jünger faceva durante la Prima Guerra Mondiale. Oggi siamo in una situazione di mobilitazione del lavoro dove le tempeste non sono d'acciaio ma di bit. Un momento di mobilitazione del lavoro, perché queste straordinarie motivazioni che si creano socialmente e spontaneamente all'interno dei network della rete, come giustamente diceva, rifletteva anche Roberta nel suo intervento precedente, sono oggetto di appropriazione. Basta leggere un libro come quello di Benkler per rendersene conto. Proprio la motivazione non economica alla cooperazione sociale e a una produzione non finalizzata al mercato diventa il motore di tutta una serie di modelli di business del capitale. In competizione fra loro, attenzione, non sono tutti così. Quello di Google, che infatti non a caso lotta ferocemente contro gli eccessi del copyright, è diverso da quello di Apple, che chiude in un walled garden i suoi buoi da spremere, come dire, no? E ancora Amazon ha alcune differenze, no? Apple spaccia contenuti per vendere e fare profitti sull'hardware, Amazon regala praticamente l'hardware per vendere contenuti, cioè tutti convergono con alcune differenziazioni fra telecom, produttori di macchine, produttori di software, produttori di contenuti, in una competizione reciproca dove però l'elemento comune è questo elemento dello sfruttamento del lavoro gratuito. Non sto a ripetere le cose che ha detto Banfi prima, sono straordinarie da questo punto di vista. L'altro punto eccezionale è l'ideologia dell'orizzontalità e della democratizzazione. C'è pure la nonna del Tennessee, ma in realtà la nonna del Tennessee è la motivazione ideologica del lavoro gratuito del creativo, che giustamente a un certo punto si ribella. Avremmo potuto fare molti altri esempi. Il modello di business dell'Huffington Post, l'operazione geniale che ha fatto Arianna Huffington, montando un apparato di 3.000 blogger che lavorano gratuitamente per lei. Poi hanno chiesto i soldi perché è stata comprata da America Online, ma gli ha fatto il gesto dell'ombrello, ovviamente. No, no, soldi a me, a voi, la fama, il capitale sociale, il capitale reputazionale, poi sono affari vostri vendervi come mercenari sul mercato del lavoro, se ci riuscite in modo migliore. Quindi, l'altra cosa molto importante, che, fra l'altro c'è tutta una convergenza, perché per esempio adesso l'attacco della UE alle vecchie professioni e la liberazione è un altro elemento di questa unificazione verso il basso di vecchie e nuove professioni che devono essere liberalizzate, ergo portate a una dimensione di lavoro
assolutamente gratuito o sottopagato o precarizzato o, come alcuni dicono, femminilizzato, cioè là dove l'elemento della femminilizzazione tiene conto della messa al lavoro negli Stati Uniti di una massa enorme di forza lavoro femminile a condizioni molto peggiori di quella maschile, malgrado decenni di movimento femminista, che diventa il parametro verso il basso a cui si tende ad allineare anche il lavoro maschile. Allora, detto questo, non c'è, nelle cose che ho scritto, anche se molti l'hanno letto in questi termini, nessuna sottovalutazione dell'intatto potenziale della rete come strumento di resistenza e di lotta contro tutto questo. Non ho qui il tempo, magari poi se facciamo un altro giro di interventi riflettiamo più specificamente sui nuovi movimenti dal Nord Africa a Occupy Wall Street, che secondo me rappresenta una svolta epocale di cui è incommensurabile, soprattutto per uno slogan di cui dirò per chiudere l'intervento rapidamente, che secondo me è geniale e dà un impatto formidabile. La questione di fondo del limite e dell'importanza al tempo stesso dell'economia del dono, dell'economia cooperativa, del noi, di cui parla Carlini, l'ha spiegato bene lei stessa, no? Cioè l'idea di riuscire a costruire dei momenti di economia solidale in qualche modo slegate dall'economia di mercato, ma conviventi con l'economia di mercato, è come la costruzione di spazi, fra virgolette, di autonomia e di libertà, che però sono fatalmente destinati ad essere colonizzati. Questo non vuol dire che sono colonizzati una volta per tutti, ne nascono altri. C'è Polanyi, è straordinario nella descrizione di questo lavoro continuo di desocializzazione da parte della produzione capitalistica, che però ha come effetto la costruzione di spazi di risocializzazione, perché il corpo sociale resiste, il capitalismo è innaturale, fra virgolette, e quindi resiste il corpo sociale alla colonizzazione continuamente. Ma se questa resistenza non ha una proiezione politica, questa resistenza è costantemente costretta a rincorrere il nemico, fra virgolette, che se ne appropria. La storia del software open source, qui non abbiamo tempo di ragionarci, è straordinaria da questo punto di vista. Oggi è un modello di business capitalistico vincente, il software open source, non è un'alternativa alla Microsoft. Google e Android incarnano il momento vincente rispetto a Microsoft, che è finita morta. Sopravvive a stento di fronte a questa sfida. Quindi c'è una capacità di flessibilità, di adattabilità del capitale che è straordinaria. Per questo, per me è importante ragionare sul lungo periodo, non sui 10 anni, sui 20 anni. Dobbiamo tornare a leggere Polanyi, Brodel, Arrighi, Harvey. Dobbiamo tornare a leggere in generale, già sarebbe qualcosa, ma in particolare a questi che analizzano l'alternanza dei lunghi secoli. Noi stiamo vivendo un passaggio epocale. Questa crisi non è una crisi congiunturale, è una crisi strutturale che forse durerà come quella del 29, altri 10 anni, perché, come dice Harvey, finché sta al potere il partito di Wall Street non se ne esce. Cioè, deregulation viene i danni della deregulation vengono curati con più deregulation. I danni dei tagli delle tasse vengono pagati con più tagli delle tasse. Si riducono salari, redditi e si produce deflazione, calo dei consumi e quindi un circolo vizioso che andrà avanti all'infinito finché non si passa o nel secolo cinese, cioè si apre, spero di no, una nuova fase di sopravvivenza lunga del capitale con formule nuove, oppure si apre una prospettiva in cui queste esperienze diventano qualche cosa di più di momenti di riaggregazione micro, diventano momenti più molecolari, più forti. E qui c'è una speranza perché questo avvenga. Sul medio-lungo periodo forse sì, e io credo che molto di questo sia contenuto in questo straordinario slogan che non piace ai miei amici che mi rimproverano di aver tradito, come dire, il paradigma della composizione
tecnica e politica di classe per una visione, fra virgolette, populista, ma secondo me lo slogan We the 99% è uno slogan straordinario, perché è uno slogan che contiene una spinta formidabile alla ricomposizione di un corpo sociale che è stato fatto a pezzi, frantumato, individualizzato, che usa queste tecnologie a partire da questo tipo di esperienza di cui si parlava prima e che dà loro un contenuto politico ancora assolutamente embrionale. Non c'è un programma nel movimento degli indignati. Ci vorrà molto tempo prima che si costruisca un programma e una capacità di organizzazione politica per portare avanti questo programma, che sicuramente è proiettata oltre la dimensione tradizionale classica del partito, del sindacato. C'è da lavorare decenni per andare avanti, però c'è qualcosa, c'è un barlume, c'è per la prima volta una consapevolezza globale che il capitalismo ha fallito, sta fallendo, sta distruggendo il pianeta, l'ambiente, l'umanità, le persone. Cioè, questo è ormai in modo confuso e poco ideologico, ma questo forse non è neanche male, che lo sia in modo poco ideologico, una capacità di reazione e di resistenza assolutamente inedita. Non solo sul piano della rete, prima si chiacchierava con Banfi, no? Una delle cose belle di Occupy Wall Street è il fatto che ci si ritrova in piazza, che si rifà corpo, anche il corpo sociale deve ritrovarsi fisicamente. Un'ultima battuta a proposito di come si ricompone questo corpo, una cosa molto divertente mi è sembrato il fatto che in America, come sapete, le manifestazioni, è vietato scendere dal marciapiede, è vietato tutto praticamente, anche l'uso di megafoni e di amplificatori elettronici. E voi andate a vedervi queste manifestazioni su YouTube e sentite gridare mic check, mic check, che è l'equivalente del nostro prova, prova, no? Prima dei concerti. E cosa succede quando dicono questo? Che le parole dell'oratore vengono ripetute ad alta voce da quelli che stanno intorno e poi dalle file dietro e così via fino agli ultimi della manifestazione, che così aggirano il corpo vivente, bioelettrico di questa gente, aggira il divieto tecnologico. Trasferisce. La viralità non è una rivincita del contro luddista contro le tecnologie, perché secondo me solo una generazione abituata a usare la cooperazione e il passaparola di rete poteva inventarsi questa roba anche nella vita reale. Basta. Grazie Carlo. Beh, rispetto alle possibilità di reazione degli indignati genericamente intesi, mi pare che si stiano delineando delle vie d'uscita. Purtroppo sono anche molto diverse fra di loro. Ad esempio, lo dico a beneficio di quanti volessero ragionarci, domani stesso qui si parlerà, domani dopodomani si parlerà in alcuni incontri, vi invito a informarvi per i corridoi, della possibilità di candidare un esponente della rete alle primarie del PD. Ci sono già un esponente della rete, uno di questi famosi in rete, che si danno molto da fare in rete, e della possibilità di una lista partito pirata alle prossime elezioni politiche. Sapete, dopo il successo che il partito pirata ha avuto alle comunali di Berlino, dove il 50% dei ragazzi sotto i 25 anni ha votato per il partito pirata sulla base di due parole d'ordine, insomma, rete libera tutti e reddito e trasporto, reddito per tutti e trasporto gratuito. E ci sono molte vie di uscita da questa crisi, o comunque molti tentativi, perché in Italia c'è una galassia molto ampia che non coincide con quelli che hanno sfondato le vetrine il 15 ottobre a Roma, ma che forse li sostiene, a dispetto di quello che non ha capito il mio amico Lirio Abbate scrivendo quel pessimo articolo sull'Espresso questa settimana, sui black bloc. C'è una serie di persone che cominciano a pensare che come lavoratori immateriali possono cominciare a sabotare il funzionamento normale dell'economia ogni giorno, proprio perché si sentono sfruttati, stanno cominciando a immaginare uno sciopero precario globale
e giornaliero a gatto selvaggio che coinvolga tutti coloro che lavorano nella filiera immateriale. Se voi cercate la parola Wikistrike in internet capite di che si tratta. Io vabbè, ho scritto una piccola cosa sull'Espresso a proposito di questo, ma basta che cercate Wikistrike, trovate questa roba qui. Fondamentalmente il punto di vista di questi qual è? È che cominciamo a sabotare il capitalismo informazionale senza che il capitalismo se ne accorga. E quindi lavoriamo ai call center, smettiamo di rispondere, lavoriamo in azienda, stacchiamo le spine dei server, chiamano l'assistenza che arriva dopo un giorno, ma intanto per un giorno la macchina dell'azienda si è fermata, semplicemente perché ho staccato un filo, ho staccato una presa di corrente e i tecnici interni non se ne accorgono perché pensano a un guasto del server e non al fatto che qualcuno ha staccato volontariamente una spina e così via. E questa generazione di precari che lavorano fondamentalmente con le tecnologie, lavorano con internet, si sta organizzando in questo senso, in maniera tale che d'ora in avanti, quando ci sarà una disfunzione nei vostri servizi di rete, nei miei servizi di rete, non sapremo se è effettivamente un malfunzionamento o se è un sabotaggio. Stanno replicando le dinamiche di sabotaggio che ha raccontato la rivista Processed World, questa rivista della Silicon Valley 30 anni fa, a proposito dei primi sabotaggi dei lavoratori immateriali, gli Immaterial Workers of the World di 30 anni fa. Però questi sono anche quelli che poi aiutano quelli che sono scesi in piazza il 15 ottobre magari a coordinarsi, questo bisogna anche considerarlo. Insomma, io penso da questa situazione di grande sfruttamento, oggi c'è la notizia che sono 2,7 milioni gli italiani disposti a lavorare ma che non cercano più attivamente impiego e ci sono 2,1 milioni di persone in cerca di prima occupazione, cioè ci sono 5 milioni di persone in Italia che non lavorano. Ed è un dato impressionante questo, che cosa pensate che possa produrre? Allora io vorrei che Vincenzo Moretti cominciasse ad abbozzare delle risposte da questo punto di vista, nel senso che siamo d'accordo, penso, sul fatto che il lavoro quando si trova, soprattutto per i giovani, sfruttato, mal pagato, precarizzato, nonostante le grandi capacità, le competenze che i giovani soprattutto si sono formati nelle università, nelle scuole di specializzazione eccetera, è sempre più difficile trovare un lavoro fisso, garantito a tempo indeterminato. Forse aveva ragione Franco Carlini quando diceva che il taylorismo e il fordismo sono stati una parentesi fortunata del lavoro dell'umanità, ma che è una situazione che non si ripeterà più rispetto ai benefici che taylorismo e fordismo hanno prodotto, ad esempio gli asili, le scuole, la sanità, il welfare che ruotava intorno alla fabbrica che imprimeva il suo marchio sul territorio. Rispetto a questa situazione c'è una grande disaffezione, c'è un grande scontento e Vincenzo Moretti, c'è una via di uscita? Io faccio finta di non aver sentito la domanda, naturalmente, perché se avessi una via d'uscita mi candiderei per Presidente del Consiglio, scriverei al Presidente Giorgio Napolitano e gli direi di... Io provo a fare un'altra cosa, piuttosto che ripetere molto peggio di come hanno fatto loro, le cose che sono state già dette, così come venivamo sollecitati all'inizio, provo a illustrare un ulteriore punto di vista. Naturalmente, come è stato già detto, in maniera frammentaria, in maniera talvolta rozza, però naturalmente i 10 minuti confliggono con la finezza e quindi poi vediamo se c'è tempo e modo di approfondire. A me interessa un po' in questa situazione molto variegata, io cerco di lavorare sulla linea di intersezione, sulla zona di confine, su ciò, come diceva Morpheus nel primo dei film della trilogia di Matrix, tra ciò che cambia e ciò che invece no. Faccio degli esempi, così sono molto, molto, molto sintetico. Naturalmente gli esempi sono senza nulla togliere alla acutezza dei ragionamenti che sono stati fatti qui prima di me, in particolare da Dario e da Roberta Gardini e da Dario Banfi, a cui si riferiscono. Sento parlare di dinamiche di
crowdsourcing e penso agli appalti e subappalti al massimo ribasso. Cioè è una cosa che esiste da sempre nell'edilizia, uguale per i lavoratori edili, tale e quale. Sento parlare della ragazza che in 9 mesi lavora e per 3 mesi e si fa la truffa, e penso a milioni di disoccupati agricoli e di lavoratori agricoli che nelle campagne di tutta Italia hanno da decenni seguito queste cose. Insisto, questo senza togliere nulla all'acutezza dei ragionamenti che sono stati fatti, ma solamente perché voglio spiegare in maniera estremamente sintetica che cosa voglio dire quando sto in cerca di ciò che veramente cambia e ciò che invece no. Ok? Quindi cioè, sia chiaro che di questo si tratta. Richard Sennett, che è uno che mi piace, a marzo esce con un nuovo libro che si chiama Insieme, rituali, piacere e politiche della collaborazione. E, diciamo, il titolo e il sottotitolo dice un sacco di cose che sono state già espresse, quindi mi limito alla, diciamo, esattamente proprio al titolo e al sottotitolo. In questa roba del lavoro, per esempio, no? Per provare poi a rispondere alla tua provocazione, se si ragionasse seriamente, per esempio, l'abbiamo sentito anche stamattina, di fibre ottiche, di nuova frontiera delle nuove frequenze, delle reti di nuove generazioni, delle città intelligenti, insomma di tante cose che naturalmente ha determinate condizioni e che vanno contestualizzate in questo macello che c'è in questo momento. Naturalmente fare queste cose significa lavorare nell'altissima tecnologia e per esempio se penso alle fibre ottiche far lavorare anche gli scavatori, quelli là che con la ruspa fanno le buche per terra e quelli là che hanno il contratto, l'ottimo contratto, diciamo, dell'edilizia. E quindi diciamo, ci sarebbe naturalmente sempre, ci sta sempre un'altra possibilità, la possibilità di lavorare, verso una prospettiva e verso una possibilità. Però io qui propongo un passo indietro, cioè tra quello che cambia, quello che non cambia, che cos'è che non funziona? La mia risposta semplice, ma io credo non banale, almeno per me non è banale, io cerco di lavorarci su questa risposta, è che bisogna tornare a dare valore al lavoro. C'è una società nella quale chi lavora è un fisso, è una società che non c'ha più futuro. Cioè, questa è la mia semplice ma non banale terreno di ricerca. In un mio libricino che si chiama Bella Napoli, storie di lavoro, di passione e di rispetto, io ho cercato di raccontare le storie di 12 napoletani normali, un barista, due insegnanti, un ingegnere che adesso lavora all'Università di Salerno, persone molto diverse tra di loro, che fanno una vita molto diversa tra di loro, che sono accomunate da due cose. Sono persone normali e amano il lavoro che fanno. Un lavoro che talvolta è un lavoro complicatissimo, è un lavoro talvolta molto complicato, come orari, come salari. Per una di queste storie, anche qui, senza naturalmente alcun riferimento polemico, che insomma davvero non esiste. Mio figlio, che io utilizzo, il grande, che utilizzo insomma per darmi una mano nella correzione delle bozze, a parte quello che fanno la casa editrice eccetera eccetera, perché lui come la madre è di una pignoleria che fa schifo e quindi si riesce a rendere conto di una serie di cose che gli altri difficilmente vedono, a un certo punto, quando ha finito di leggere questo libro, è venuto a casa e mi ha detto: "Pa, ma perché in mezzo a queste storie così belle tu ci hai messo una storia falsa?" Io gli ho detto: "Guarda Luca, se me lo dicevo un altro io pigliavo una cosa e te la tiravo in faccia." Dice: "No, ma tu non mi potrai mai dire che ci sta una lavoratrice al call center che è così contenta, una ragazza al call center che è così contenta di lavorare al call center." Io gli ho detto: "Naturalmente la lavoratrice non è la media
dei lavoratori che lavorano al call center. Naturalmente il lavoro al call center è un bad jobs, come dire, è un cattivo lavoro, come dicono gli anglosassoni. Okay? Però se sei nato a Rione Luzzati, e non come te che sei nato al Vomero, se tu, come dice la ragazza, persino quando ti abbassi per terra per raccogliere una cosa, devi stare attenta. Se tu fai a botte con i ragazzi del Rione e le mamme dei ragazzi che tu mini vanno da tua madre e le dicono signora, il vostro figlio ha picchiato a mio figlio, gli dovete dire che deve finire, e tua madre risponde io non ho figli maschi, ho solo 3 figlie femmine, ok? Quella roba lì ti porta a valorizzare il lavoro a punto tale, ti può portare, ripeto, sto citando un caso limite, cioè sia chiaro che non è l'apologia del call center, ci mancherebbe altro, però sto dicendo che la ricerca, la possibilità di avere una possibilità di riscatto nell'ambito del lavoro può determinare la differenza. Allora, se noi partiamo da qui, io poi queste storie, in questo sto usando un poco il metodo di cui ha parlato la signora Carlini, di andare nei posti, di raccogliere storie, di raccontare storie. Sono arrivato a San Giorgio, Castel San Giorgio, è un posto dove io non ero mai stato, sta tra Caserta e Salerno, e lì ho trovato una bottega di un calzolaio dove c'era una targa dove c'è scritto una cosa che 30-40 anni fa stava scritta, fino a 20-30 anni fa stava scritta in molte botteghe. Ciò che va quasi bene, puntini sospensivi, non va bene, punto. Pane e lavoro. Io, come dire, mi sono fatto l'idea, mi sono messo in cerca e ho trovato, diciamo, un ebanista, poi ho trovato uno che fa il liutaio, poi ho trovato uno che fa i ricami, un po' di questi qua su questo lavoro che stiamo facendo con Fondazione Aref dell'inchiesta partecipata. Abbiamo lanciato un grande progetto che si chiama Le vie del lavoro, aiutateci a diffonderlo, chi può farlo, come dire, no? Non per dei motivi banali, ma per dei motivi veri, e vengo al punto e chiudo, ce la faccio, è che per me il mio lavoro mi porta a pensare che abbiamo bisogno innanzitutto di cambiare il background, di cambiare canale sulla cultura, cambiare canale sull'idea che abbiamo di noi stessi e sull'idea che abbiamo di ciò che vale. Perché se tu vai alla sanità, domani sera ci sarà il mio amico padre Antonio Loffredo, insomma, se ci state qui non ve lo perdete perché insomma è unico nel suo genere. E se voi andate, diciamo, alla sanità e lì quando chiedi perché ti devi comprare un paio di scarpe che costano 600 euro, nessuno ti risponde perché mi piacciono e non ti rispondono neanche perché sono belle, ti dicono perché senza non sono nessuno. Allora una società che crea un'identificazione tra le scarpe e la tua identità è una società che rende più conveniente fare il pusher, vendere la cocaina a 500 euro la settimana, piuttosto che lavorare, fare un lavoro onesto per 950 euro al mese quando stai a posto, quando non c'è un lavoro. Mio figlio non ha un lavoro precario, lavora per la Feltrinelli, vende libri, è molto contento, lavora 2 domeniche al mese, ha 29 anni, e guadagna 950 euro al mese. Se non ci stanno dei valori, non è conveniente, conviene vendere la cocaina. Allora, se noi non lavoriamo insieme naturalmente a tutti questi altri terreni, che non bisogna abbandonarli, sia chiaro che sono fondamentali, che sono molto importanti, però se noi non lavoriamo anche su questo ribaltamento, per me, il presidente Napolitano, che ho l'onore anche per questioni come sentite, insomma, di città, di conoscere da tanti anni e di stimare da tanti anni, ma pure se al posto di Monti mette a Mago Merlino, non si risolve niente. Perché se il problema sono sempre i botti, i CCT, i PTP, lo SPRID, le cose, eccetera, e non si ritorna a ragionare su questa roba qui e a dire, come diceva Dario, il lavoro delle persone va pagato,
perché il lavoro delle persone merita di essere pagato. Noi non ce la facciamo. Dobbiamo tornare a pigliarla la questione in maniera generale, perché se la pigliamo pezzo per pezzo, la mia piccola, modesta idea è che non ce la facciamo. Grazie. Adesso è il vostro turno. Mi piacerebbe che qualcuno raccontasse delle esperienze dirette o contribuisse a sviluppare ulteriormente il problema. Prego. Sì, grazie. Innanzitutto mi chiamo Bruno Sanguanini, sono un sociologo dell'università. Beh, innanzitutto complimenti per interventi simpatici e personalizzati. Roberta Carlini, non ho letto il suo libro, però ascoltandola non ho potuto fare a meno di pensare a ciò che fece negli anni 10 il Partito Operaio Tedesco, che come dire, aveva un programma di culturale, tra virgolette, in cui molti degli argomenti che lei questa sera ci ha presentato erano presenti. Arrivò a 5 milioni di iscritti a fine anni 10. Poi il controstato costruito da questo Partito Operaio Tedesco con Weimar andò, come sappiamo. C'è un problema, che è il problema che in parte ha toccato Carlini poc'anzi, del significato delle controculture, che è un problema che appunto si presentò anche negli anni 60 negli Stati Uniti, in California e a Chicago e anche da noi in parte, più ideologizzati, ma vabbè. È bello il paragone fra Jobs e Juncker. Io però tenderei a paragonarlo Steve Jobs più a Long John Silver, in uno stromo di 15 uomini, che non a Juncker. Mi sembra che Juncker fosse un po' più ingenuo che il personaggio settecentesco di Stevenson. E per essere molto breve, l'altra settimana, passeggiando sulla rete, ho scoperto un quotidiano online che pubblicava alcune dichiarazioni ufficiali in istituti internazionali del ministro Tremonti. In uno, di circa 12 pagine, non ricordo il titolo del quotidiano online, scusatemi, in uno, nelle ultime pagine, ultime due pagine, l'intervento del ministro diceva: a noi servirebbe, riassumo sommariamente, a noi servirebbe una prospettiva di sviluppo economico che tenga conto di una questione. Non possiamo fare a meno di ipotizzare che in Italia la differenza fra il reddito degli italiani che lavorano e il costo della vita debba essere sempre più pari a quello del mondo cinese. Per rispondere alla sua questione Formenti circa la cinesizzazione del prossimo secolo, di questo secolo. Bene, grazie. Altri interventi, vi ricordo che al massimo 3 minuti vi posso dare, perché poi c'è anche un intervento prenotato della professoressa Cossetta dell'Università di Genova, Fiorello Cortiana. Forse c'era qualcuno prima? Vabbè. Io non ho un'esperienza diretta da portare, ma una riflessione da fare. Mi sembra che dai vari interventi ciò che esce con forza è la questione della dignità e della consapevolezza del senso individuale e comune dell'agire collettivo in questa società connessa. E rispetto a quello che diceva Carlo, che Formenti, che mi convince moltissimo, ciò che produce valore è quel plus valore, oggetto del filtraggio, che sia nel Walled Garden o che sia dentro quegli incroci diversi, ma con lo stesso senso, è l'identità. Cioè, credo che nella società e nell'economia della conoscenza l'identità diventa oggetto di valore, quella profilazione, no? Quella tracciabilità pervasiva, quella... Qua ho visto che c'è, credo, domani o dopodomani una cosa sulla reputazione, rischia di essere sfasato il
concetto. Io credo che la questione è la disposizione che uno ha, consapevole della definizione della propria identità in rete, la questione enorme in gioco, che è un oggetto di conflitto politico. Quindi il problema non è tanto stare dentro e fuori Walled Garden, ma come li attraversi, come riesci ad attraversarli. E credo che l'altra questione che esce con forza, hai fatto bene a richiamarlo Carlo, è che il concetto di danaro da danaro è ciò che sta snaturando tutto e che riduce anche i beni comuni a merce. Allora, credo che questo insieme di questioni ci devono portare a provare a produrre altre inerzie dove l'idea di identità e di dignità non sono date dal tipo di scarpe, da quanto costano, ma da altri prodotti più inquieti, sicuramente più conflittuali, che discutono questi principi. Ma credo che qui occorrerà ingegnarsi a capire come si produce un'inerzia che fa tendenza, uso questo termine, come produce un marketing positivo. Chiaro. E inquieto, insomma. Chiarissimo, grazie Fiorello. Sì, ecco, io si presenti. Sono Enrico Grazzini, giornalista e saggista su questi argomenti dei beni comuni. No, io mi piacerebbe che ci fosse un secondo giro di positività, non di ottimismo, perché la situazione è molto, la conosciamo tutti. Il capitalismo è diventato un capitalismo cognitivo, lo sfruttamento si concentra soprattutto sul lavoro intellettuale, il crowdsourcing è uno sfruttamento di lavoro sostanzialmente non pagato, comunque sottopagato. Carlo Formenti ci insegna che il capitalismo è pervasivo, è cattivo, del resto, come dire, non è cattivo, è quello che è. È quello che è, beh non è buono, ecco, diciamo così, no? È pervasivo e riesce a manipolare tutto, è come un polipo dai mille tentacoli. C'è l'open source, sfruttiamo l'open source, c'è, ecco, tutto questo va bene, ma come dire, allora cosa facciamo? Aspettiamo che il capitalismo muoia? Oppure aspettiamo che ci sia, non so, una presa del palazzo d'inverno? Secondo me, ecco, quello che chiederei è, voi che vi occupate soprattutto del lavoro, è di capire. Ora, la prima risposta, la risposta nel fordismo era facciamo il sindacato. Questo non è più possibile in quest'epoca qui, perché non c'è più l'unità del lavoro nello spazio e nel tempo, quindi bisogna trovare altre forme. Altre forme cosa sono? Sono le associazioni professionali, cosa sono le cooperative, è il reddito minimo di cittadinanza, è lo statuto del lavoro a cui accennava stamattina Rodotà. A me piacerebbe capire, cominciare a capire, non solo lamentarsi del fatto che il capitalismo è pervasivo e in fondo poi noi non siamo così tanto felici, ma mi piacerebbe cominciare a capire che cosa si può cominciare a fare, anche considerando una cosa che secondo me invece va sottolineata, che per la prima volta il lavoro intellettuale è diventato lavoro autonomo. Mi spiego meglio, una volta, come dire, nel fordismo gli operai non potevano costruire delle automobili alternative, non potevano fare l'open source, non potevano fare Wikipedia, il lavoro era strettamente, magari ben retribuito o discretamente, discretamente retribuito alla Ford, ma non c'era autonomia di lavoro intellettuale. Adesso il lavoro intellettuale permette degli spazi autonomi. Formenti ci ricorda che questi spazi autonomi sono comunque sussunti al capitalismo. Bene, ne siamo convinti, cioè siamo convinti, come dire, il capitalismo, non so se il marxismo dice che il capitalismo è sfruttamento. So what? E allora, se il sindacato non c'è, se i partiti, forse il partito... Le tre ipotesi che lei faceva prima sono ipotesi di lavoro utili, eh?
Appunto, io ecco, vogliamo provare a fargli rispondere. La domanda è: so what? Lo statuto del lavoro che cosa vuol dire? Cooperative, associazioni professionali, nuove iniziative imprenditoriali. Va bene, è chiaro, grazie. Allora, brevissimo giro di risposta, anche voi, io non vi posso dare più tempo perché ci buttano via. Io vorrei che rispondeste 3 minuti velocemente e poi voglio come chicca l'intervento della professoressa Cossetta, va bene? Cominci tu? Sì. Veloce. Allora, ovviamente la risposta non è definitiva, è sperimentale. Io posso portare l'esperienza di un'associazione che si definisce sindacale mettendo le virgolette su sindacale, perché di fatto mette insieme dei freelance. Ora, è una contraddizione di termini perché non si può dare rappresentanza a chi per definizione stabilisce una negoziazione individuale. Il sindacato solitamente è negoziato collettivamente. Però ci siamo posti ugualmente la problematica di come definire eventuali interventi, azioni. Intanto l'associazione si chiama Associazione Consulenti Terziario Avanzato, ACTA. Esiste da 7 anni, di cui fa parte anche Sergio Bologna, che è il mio coautore del libro che ho scritto. Ora, io vi porto solo un esempio per dare, diciamo, una certa praticità, cioè un elemento, diciamo, reale. L'associazione ispiratrice è la Freelancers Union americana, anch'essa unisce freelancer. E che cosa ha fatto di recente? Ha fatto adottare con un'azione di lobbying dallo Stato di New York una legislazione, l'ha fatta adottare in maniera bipartisan, e questa è la cosa interessante perché diciamo, il valore era riconosciuto al di là della posizione politica, uno statuto che consentirà ai freelancer di spostare i debiti che hanno rispetto ai clienti sulla pubblica amministrazione, cioè vuol dire che se il cliente non paga si sposta la problematica sull'amministrazione pubblica, toccherà all'amministrazione pubblica andare a rompere le palle, diciamo, al cliente per riscuotere. Ora è una cosa, qualcuno dirà, ma è un tecnicismo, cosa succede? In realtà uno dei più grossi rischi che hanno i freelance è quello di non essere pagati. A parte, diciamo, tutta la dinamica e la comprensione del lavoro gratuito, però anche nel momento in cui hai definito un'opera, hai ceduto l'opera, su questo volevo aprire poi una parentesi sulla questione della Huffington citata, non è detto che ti paghino. Allora, nello Stato di New York hanno detto, facciamo che almeno questa materia sia spostata su chi ha possibilità nel lungo periodo di andare a fare un'azione di riscossione del credito. Noi come singoli non ce l'abbiamo, ci costa più di quello che incasseremmo. Ecco, questo cosa significa? Significa che da un punto di vista delle azioni possibili c'è un cambio totale di paradigma sul tipo di azioni che si possono fare. Cioè, visto che non è possibile recuperare alcuni elementi dello stato sociale che sono stati costruiti nel sistema fordista e che poi di fatto si sono ancorati e sono rimasti soltanto per chi lavora nell'ambito del sistema d'impresa o alle dipendenze e non è stato esportato per esempio in Italia in un ambito più ampio, allora bisogna immaginare dei meccanismi per fare il giro intorno e trovare soluzioni che possano comunque essere soluzioni di sostenibilità complessiva per il tipo di lavoro. Sulla Huffington, apro e chiudo, che è stata citata, è interessante come per esempio Arianna Huffington, quando è venuta in Italia, si è giustificata. Non so se avete seguito, ha detto, ma guardate, ma noi questi blogger che hanno lavorato gratis, che adesso che cosa vogliono? Tra l'altro hanno fatto una class action, questa è interessante, si è giustificata dicendo, ma noi non avevamo chiesto di scrivere a queste persone con determinati tempi e su determinate cose. Ecco, cosa ha risposto? Ha risposto dicendo, noi non avevamo con loro un contratto di lavoro alle dipendenze. Però questo non ha senso perché erano freelance. Come dire, ha snaturato completamente la relazione. Cioè, ex post l'ha snaturata. Chiarissimo. Grazie Dario. Roberta.
Scusate, non voglio essere brutale, ma sono obbligato per i tempi che abbiamo. Molto, molto brevemente, cerco di prendere alcune sollecitazioni. Io penso che da alcune, insomma, la questione poi alla fin fine che viene posta ruota attorno alla questione se queste forme di auto-organizzazione che si creano, che la rete potenzia e che, di cui il mercato si appropria, rimangono alla fin fine solo delle piccole sacche di resistenza oppure no. Quello che io ho cercato di dire, nel mio precedente intervento, è che io vedo questa dinamica, no, continua, quella che raccontava Polani, però vedo anche un cambiamento è dovuto, e vengo alla questione del 99%, è dovuto alla crisi del modello in cui viviamo. Naturalmente adesso parlare della crisi finanziaria, del modello che ne verrà fuori, del lungo periodo, non lo so, non è il mio mestiere, però quello che voglio dire è che queste auto-organizzazioni già ci sono, forse sono più collegate alla difesa, alla tutela dei propri diritti più in generale e non al proprio diritto di lavoratore, no? È di quel di cui stiamo parlando adesso. Ma quando poi vengono fuori, come a Genova, oppure come durante la campagna elettorale per i referendum e per le amministrative, da cui viene fuori un reticolato sociale esistente, poi ce ne stupiamo, no? Quindi io, per rispondere a Enrico Grazzini, penso che non so quale può essere la forma che si prende. Dico che già sarebbe tanto accorgersi del fatto che c'è una società civile auto-organizzata che puntualmente poi, quando viene fuori, ci stupisce. Non sempre, dicevo, collegata alla questione della difesa proprio del proprio lavoro e del contenuto del proprio lavoro. Io tengo molto a sottolineare la questione ambientale di cui parlavo prima, nel senso che quando il capitalismo e le varie forme che prende, l'evoluzione dei suoi modelli e l'appropriarsi delle novità che vengono fuori sarà anche pervasivo, però prima o poi ci si dovrà scontrare sulla superiorità dei modelli di gestione collettiva dei beni laddove le risorse sono scarse e limitate e solo collettivamente fruibili. Un problema risolto nel secolo scorso con lo Stato e che si pone invece, già si era posto nel secolo scorso, ma si pone più fortemente adesso in altri modi. Voglio dire, dei nuovi stili di consumo, di risparmio energetico, di nuove fonti di energia e su questo le istituzioni pesano e come. Pesano moltissimo, non solo nel dare gli incentivi, ma proprio nel dare delle strutture istituzionali che allarghino gli spazi dei beni comuni e restringano quelli del mercato. Ultima cosa, però io sono molto d'accordo con il cambiamento culturale che evocava Moretti. Noi stiamo parlando soprattutto di un certo tipo di lavoro creativo, di lavoro intellettuale, e questo è sbagliato, no? La rivalutazione della questione del lavoro anche questa è una cosa che, come posso dire, non si può affidare solo a internet. Ecco. Però non credo che siamo in una situazione in cui l'appropriazione delle pratiche collaborative di internet da parte della grande industria, delle multinazionali, ha tolto tutti gli spazi. Questo volevo sottolineare. E su quello che diceva Moretti io sono molto d'accordo. Posso dire solo un'ultimissima cosa sugli spalatori. Facevo l'esempio di Genova senza portarlo proprio fino alla fine, perché mi è sfuggito nel ragionamento, ma portarlo fino alla fine significa, secondo me, anche il dire che c'è una reazione della società civile di fronte ai disservizi, alle cose che non sono state fatte, ma anche di fronte a quello che la società ha sbagliato. Cioè, laddove è stato edificato su un bene comune, non l'ha fatto solo il comune cattivo o la regione cattiva, l'hanno fatto i cittadini. Allora, un rimettersi in gioco in tutti i sensi vuol dire anche questo, capire che non ti devi solo affidare alla politica, alle regole, al controllo, alla repressione, ma mettere questa questione dei limiti e della visione dello sviluppo che vogliamo nell'azione quotidiana. E poi è un po' questo che vedo quando vado a cercare la collaborazione, non solo non la beneficenza, ma un altro tipo di logica. Chiarissimo, grazie Roberta.
Carlo. Allora vado per slogan perché, come dire, okay. Ovviamente il capitalismo non cade da solo, palazzi d'inverno da prendere non ce ne sono più, di questo siamo tutti d'accordo ed è inutile neanche parlarci. Però c'è un elemento decisivo della cosa che ci raccontava Moretti. Qualche mese fa stavo nella piazza del governo di Città del Messico, occupata da 18 mesi dagli electricistas, dai lavoratori dipendenti pubblici che sono stati licenziati in massa. Centinaia di tende, li sloggiano, tornano, c'era una grande scritta a proposito di quello che diceva della lavoratrice del call center che richiedeva un lavoro anche di merda, scusate il termine, come un momento di riscatto sociale, e c'era scritto Calderon, il Berlusconi messicano, los trabajadores tienen solo dos vías, o se matan, o si suicidano, o se hacen narcos, o diventano narcos. Forza di massacro delle bande narcos. Cito il Messico, che è un paese in via di sviluppo, peraltro. Avrei potuto citare le lotte cinesi dei lavoratori della Foxconn. Cioè, non dimentichiamoci che non è finito il lavoro industriale. Oggi ci sono 2 miliardi di operai in più di 40 anni fa, attraverso la globalizzazione, per cui Apple vende macchine che sono fatte dal 1 milione di operai della Foxconn, e così andiamo avanti per l'India, per Sudafrica, per il Brasile, eccetera, eccetera. Quindi dentro un contesto di questo genere, in Messico ci sono sindacati di Stato fatti dal cosiddetto Partito Rivoluzionario Istituzionale, che mi ha fatto sempre godere perché è uno simbolo straordinario, che sono sindacati mafiosi come i sindacati corporativi fascisti sotto il trentennio. Gli operai messicani stanno cercando non di fare un'organizzazione alternativa al sindacato, ma il loro primo vero sindacato. Stessa cosa che stanno facendo gli operai cinesi, visto che il Partito Comunista Cinese è altrettanto mafioso del Partito Rivoluzionario Istituzionale, altrettanto al servizio degli investitori stranieri. Quindi il movimento di conflitto, resistenza nei confronti del capitale globalizzato, finanziarizzato e digitalizzato, le due cose sono molto strettamente intricate, questo non ho potuto parlarne, ma rendiamoci conto di una cosa: senza finanziarizzazione non sarebbe stata così veloce la rivoluzione digitale, e senza la rivoluzione digitale non sarebbero stati possibili i processi di finanziarizzazione. È un corpo unico, no? Strettamente integrato. Quindi abbiamo a che fare con un interlocutore pesante, non è più la borghesia, è per quello che non c'è più un palazzo d'inverno, non esiste più una classe borghese, esistono dei funzionari. Parliamo di flussi di informazione, parliamo, giusto? No, siamo dal DM di primo di Mars al D di primo, che non senza più il passaggio attraverso la merce, se non negli altri paesi, non da noi. Quindi non abbiamo una formula unica. Abbiamo diverse forme che devono entrare in relazione le une con le altre, e io sono assolutamente, non ho nessuna, così dire, opposizione rispetto a quello che dice Roberta, rispetto al valore di queste esperienze. Dico che sul medio-lunga distanza sono necessariamente subordinate, sempre che non trovino un modo di coordinarsi e di esprimersi politicamente, di diventare un grande progetto politico. Che non vuol dire nuovo partito, non vuol dire niente di tutto questo, ma vuol dire che questa cultura che effettivamente sta cambiando, resistendo al disastro che ci assiede da tutte le parti, produrrà i suoi effetti, ma non domani o dopodomani. Anche qui dobbiamo cominciare a ragionare sul medio e lungo periodo, non abbiamo una formula. L'ultima cosa la dico, stai attento a fare quei discorsi sul sabotaggio, perché in America hanno appena c'è una società privata che è stata incaricata dalle corporation di spiare mail, chat e scambi su Facebook, Twitter e chi più ne ha più ne metta, dei militanti di spy di Occupy Wall Street, per intercettare eventuali minacce agli interessi delle società. Ricordiamoci che durante la crisi del 29-30 i Pinkerton facevano le spedizioni punitive ed eliminavano gli organizzatori anarchici di sabotaggi e scioperi. Quindi
attenzione, siamo in uno stato di guerra. Grazie latente. Del suggerimento, quelli di cui parlavo io non ne hanno bisogno, esatto. non vado oltre. Io in maniera telegrafica, una cosa detta in maniera dogmatica, poi naturalmente se lei interessa. Velocissimo. Per me del sindacato ci sarà sempre bisogno, poi ne parliamo dopo. Questa qui, la seconda, è meno dogmatica. Gli europei sono stati già cinesi, gli europei sono stati già cinesi, basta leggere Le condizioni della classe operaia in Inghilterra di Friedrich Engels, cioè non è che dobbiamo diventare un'altra volta cinesi, perché già lo siamo stati. Che cosa io cerco di fare? Racconto storie, parlo con i giovani all'università, in altri posti. Porto il piccolo, un piccolo mattoncino a questo cambiamento di cultura. Sostanzialmente nell'approccio, per dirlo con una battuta e finisco, cerco di essere globale, nei comportamenti sono necessariamente limitato, per quanto sono 2 metri e peso 120 kg, sono uno e faccio le cose che posso fare. Anna Cossetta, allora... Finalmente, io non sono molto soddisfatto di questa discussione, ve lo dico subito. Secondo me noi siamo rimasti abbastanza in superficie, avremmo dovuto attaccare in maniera più decisa la retorica della peer production di beni comuni immateriali, di commons in rete, perché francamente le analisi acritiche, apologetiche di un certo modo di cooperare in rete, che poi arriva alla santificazione di Steve Jobs, francamente non ci sto, non ci posso stare. Non vado oltre su cose specifiche, vorrei che finalmente qualcuno ci desse un po' di dati. Anna Cossetta. Allora, io vi volevo parlare di una ricerca che sto portando avanti da circa un anno, diciamo, purtroppo da sola, e quindi era per questo che volevo condividerla con voi, un'analisi empirica sui cosiddetti web workers. Però, se mi permetti, vorrei superare, diciamo, un po' questi dati per riflettere su 2 aspetti che ovviamente sono già emersi dall'analisi, e che sono: il primo, e ne ha parlato a lungo nel libro Felice Sfruttati, che riguarda la fatica del lavoro del freelance. Cioè, probabilmente sono felice, io non lo so, questa domanda non gliel'ho posta, però sicuramente essere un freelance, lavorare in rete, è molto faticoso. Si parla di 50, 70, 80 ore alla settimana. E come si diceva prima, ci si mette tutto di se stessi, no? La propria identità, oppure tutti i giochi identitari che si fanno in rete, che non sono cosa da poco, implicano una fatica e anche una competenza rispetto a linguaggi, strumenti, particolarmente significativa. Perché appunto il punto nodale sembra essere appunto la reputazione, che è diventato un bene essenziale, si faceva riferimento prima. Reputazione che in qualche modo implica a sua volta una relazione fondata sul dono, che è questo, diciamo, un tema che a me appassiona tanto. Ho scritto un libro insieme a un mio amico e collega Marco Aime, un libro proprio su questo, che si chiama Il dono al tempo di internet. E quindi mi piace pensare in questi termini, cioè la reputazione come una forma di dono che però non deve sottostare alla retorica della positività, perché il dono non è positivo in senso stretto. Spesso si parla, no, l'economia solidale, l'economia del dono, e si fanno dei sorrisi, ma il dono implica una forte forma di violenza e di asimmetria nelle relazioni, no? In senso mossiano il dono implica necessariamente un'asimmetria, non solo, ma implica anche un obbligo di fatto a reciprocare, scusate la parolaccia, no? Ma a dare, ricevere e ricambiare. Quindi, adesso mi viene da ridere, no? fare io la difensora del capitalismo, che mi scappa veramente da ridere, però in qualche modo il superamento della relazione nello scambio, o comunque in qualche modo, diciamo, la razionalizzazione di tutto questo che è avvenuta con anche il capitalismo, ha in qualche modo superato, sublimato tutta una serie di violenze che sono insite nel dono, no? Io amo tantissimo il dono e tutte le sue implicazioni, però spesso ci si dimentica anche di questo aspetto, no? Anche nel dono c'è una asimmetria
nelle relazioni. E il tema della reputazione è essenziale per quale motivo? Finito. Soprattutto in riferimento ai giovani. Si parlava prima dei cosiddetti NEET, cioè tutti coloro i quali non lavorano, non studiano, non fanno nulla sostanzialmente perché si sono arresi in qualche modo. I giovani in Italia, noi lo sappiamo, non hanno sostanzialmente chance di entrare nel mondo del lavoro. Il fatto di comparire in rete, in qualche modo costruire la propria reputazione attraverso forme più o meno velate di sfruttamento come il crowdsourcing o molte altre, l'esserci in qualche modo, essere presenti, rappresenta in qualche modo forse una delle pochissime modalità che loro hanno per entrare in qualche modo nel mondo del lavoro. E quindi, come dire, mi sembra abbastanza importante sottolineare anche questo aspetto. Ecco, mi pare così, se per concludere, lui mi ha detto che devo fare la chicca, ma io non sono assolutamente capace, che qui si tratti di quello che mi pare Hannah Arendt diceva, una rivoluzione senza liberazione. Cioè siamo ancora un po' in questo stadio, e molto affaticati, perché dobbiamo fare veramente tanta fatica per stare in rete, e soprattutto dobbiamo continuare a giocare tra dono e capitalismo, che entrambi, come dire, sono densi di paradossi e di forme, come dire, più o meno velate di sfruttamento. Grazie Anna Cossetta. Per chiudere, dal dono alla condivisione, probabilmente sì, qualcuno ci sta provando. C'è l'unica cosa che possiamo dire a questo proposito, che mi sento di dire, che cooperare è meglio che competere sotto certe condizioni. La cooperazione sotto certe condizioni, come ad esempio nella fase capitalistica in cui ci troviamo oggi, cooperare conviene, perché noi competiamo in un territorio dove c'è una grande abbondanza di risorse, che sono risorse conoscenze e risorse informazionali, ma anche risorse hardware, banda, eccetera, eccetera. Quindi nei contesti dove c'è la possibilità di accedere a tante risorse, competere forse non serve, serve cooperare. Viceversa, quando si coopera si compete meglio rispetto a qualcuno che è altro da te, qualcuno che è diverso. Allora bisogna capire che tipo di meccanismi siamo capaci di mettere in atto, se ci conviene cooperare o se ci conviene competere, oppure che tipo di cooperazione stiamo mettendo in atto. Rimane una cosa molto evidente: io ho fatto il professore per 5 anni alla Sapienza, fondamentalmente facevo, il mio era l'ufficio del collocamento lavorativo dei miei studenti. Collocamento lavorativo che significava fondamentalmente trovare degli stage gratuiti e non retribuiti presso le redazioni dei giornali o qualche istituzione culturale. Allora, questo per dire che cosa? Che da una parte c'è un grossissimo problema di là, dall'altro c'è il fatto che Repubblica.it, il giornale più letto in Italia online, paga i collaboratori che scrivono online, 50 euro paga. Questi collaboratori che in gran parte fanno il giornale, se scrivono per l'Espresso online guadagnano 70 un articolo. Repubblica IT paga 50 euro un articolo, l'Espresso paga 70 euro un articolo online. Ovviamente ci sono differenze, perché l'articolo di carta vale 500 euro sull'Espresso e così via. Allora, cioè, il punto vero è che la gente si considera, i ragazzi soprattutto, i ragazzi si considerano fortunati se hanno un lavoro tipo Mac Job, no? Quel lavoro che diceva Vincenzo prima. Che cosa si può fare? Allora ci mettiamo insieme, lavoriamo in rete, costruiamo una piattaforma, come diceva Dario Banfi, di crowdsourcing, di crowdfunding, eccetera, eccetera. Adesso ci sono questi esperimenti di giornalismo cooperativo in rete, del giornalismo che si fa finanziare preventivamente dai lettori, eccetera, eccetera. Ma funziona? A me non risulta che funziona. Cioè, questo è il punto vero. Allora, immaginare delle nuove forme di cooperazione finalizzate, sì, alla costruzione della reputazione, ma anche a poter andare a fare la spesa, dovrebbe essere il nostro obiettivo. E con questa domanda, questo grande punto interrogativo, vi lascio, vi saluto e vi ringrazio. Arrivederci.